Buongiorno a tutti, vicini e lontani, come si usava dire una volta. Se tutti gli eventi al MAC Fruit di Ambi sono rivolti al futuro, qua probabilmente lo siamo ancora un po' di più, perché parliamo di autentica innovazione grazie ad un progetto di georeferenziazione territoriale attraverso strumenti come GIS e web. Importante anche che a proporlo sia Ambi Lazio, segno di un rinnovato protagonismo di cui non può che essere grandemente soddisfatto il marinese Massimo Gargano, direttore generale di Ambi. Qui diamo la parola per primo. Ricordo a tutti il massimo contingentamento dei tempi, perché alle 12.15 dobbiamo concludere. Pochi minuti, un saluto a tutti. Fa davvero piacere vedere, anche se con queste mascherine, tantissime persone, tantissima gente. Insomma, la nostra battaglia contro questo Covid non solo continua, ma insomma ci stiamo attrezzando bene per sconfiggerla. E questo è un elemento di grande festa. Salutavamo insieme al sottosegretario Battistoni, che ringrazio come Ambi, perché insomma, ci onora la sua presenza. Salutavamo, e questo è un elemento che consegno agli amici laziali, come elemento di fortuna, il nuovo, insediato da pochi giorni, magnifico rettore dell'Università di Bologna. Proviene dalla facoltà di Agraria, è un agronomo. Io credo che questi siano elementi anche significativi di una rinnovata attenzione all'agricoltura, al territorio, al cibo, all'ambiente che questo paese in qualche modo sta avendo. Quindi stiamo uscendo da una retorica di alcune questioni che sono quelle ambientali, quelle paesaggistiche, che riempiono i titoli ma poi vengono messe da parte come vicende minore, per dargli quella centralità che meritano. Mi fa due volte piacere che oggi sia qui con noi Battistoni, perché idealmente è a lui che consegniamo un percorso anche faticoso fatto nell'applicare una legge, sottosegretario, un'intesa Stato-Regioni con la quale i consorzi di bonifica del Lazio si sono riformati in collaborazione con le istituzioni e hanno creato ovunque, e siamo nella fase terminale dove abbiamo ancora le gestioni commissariali, ma abbiamo creato, e sono delle gestioni positive, abbiamo creato un percorso virtuoso, un percorso per cui questo sistema si ripone a disposizione delle imprese, dei cittadini, dei territori, dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, perché oggi il consorzio di bonifica questo è. Il consorzio di bonifica esce dal recinto agricolo per andare invece in quella prateria molto più ampia che sono le esigenze del territorio e di tutte le attività che su un territorio si svolgono. Proprio questo progetto che oggi voi presentate, quindi i complimenti Presidente Sacchetti e per lui all'amico Vincenzo Roda, al Direttore Renna, a tutti i suoi collaboratori, io che cosa leggo in questo? E davvero complimenti ad Ambi Lazio, a Sonia Ricci. Ci leggo un collegamento fortissimo al Recovery Plan, il tema della digitalizzazione, ci leggo il tema della conoscenza dei dati che diventa il fulcro di ogni attività per fare delle scelte sulla base non di sensazioni ma di elementi certi, dei dati rispetto ai quali io faccio delle scelte. Ma non solo, con questo lavoro che loro hanno fatto e che oggi presentano, creiamo anche i presupposti per valutare le performance di quelle scelte. Quindi non siamo solo dentro le risorse del recovery, laddove chiede la digitalizzazione, ma siamo nel recovery, siamo nella prossima PAC, laddove le performance di un'impresa agricola verranno valutate, e solo con una valutazione positiva, tesa al risparmio della risorsa, tesa all'ottimizzazione dell'uso della risorsa, quindi a metterla a disposizione per tutti gli altri usi, noi abbiamo il pagamento di quello che è un premio comunitario. Quindi una bellissima sfida, Sonia, che avete fatto e vinto, Andrea, che avete fatto e vinto. Ci metto una questione che a me è molto cara, è una questione culturale. Con lavori come questi noi non solo andiamo a monitorare i 18-20.000 chilometri di canali naturali artificiali del Lazio, creiamo i presupposti perché questo venga fatto ovunque, venga fatto sui nostri 231.000 chilometri di canali naturali artificiali che abbiamo in tutto il paese. Che cosa vogliamo monitorare? Vogliamo monitorare tutto, le piene, le magre, le paratoie, vogliamo monitorare le performance, ma anche i furti e gli abusi che su questa risorsa ancora si fanno, perché manca una cultura.
perché si pensa, come di tante cose in questo paese, che essendo di tutti non è di nessuno. No, questa è una risorsa che è in grado di fare la differenza sull'economia delle imprese e dei cittadini e quindi sulla qualità della vita. Per questo motivo davvero complimenti ad Ambi Lazio, complimenti a questo percorso che avete fatto, a questa innovazione che mettete a disposizione di tutti. Grazie. Grazie, la parola a Sonia Ricci, presidente di Ambi Lazio, accompagnata dal direttore Andrea Renna, così guadagniamo anche un pochino di tempo. A voi il compito di presentare il lavoro di questa mattina inquadrandolo negli obiettivi nuovi di Ambi Lazio. Buongiorno a tutti. Intanto grazie al direttore Gargano per le belle parole. Il lavoro lo presenterà il direttore, come giusto che sia. Io volevo veramente brevemente rubarvi solo qualche minuto per dire la sfida che con Ambi Lazio abbiamo iniziato da circa un anno e mezzo. Noi nel nostro territorio regionale abbiamo iniziato una sfida, io sono commissario, come diceva prima Massimo, di un consorzio importante del nostro territorio, perché quello di Latina, quella provincia serve al PIL dell'agricoltura del Lazio per circa il 39%, quindi capite da soli l'impatto del consorzio di bonifica sull'uso dell'acqua, sull'uso irriguo, sull'agricoltura. E non solo, su anche alcune tematiche quel territorio ha avuto rispetto ai cambiamenti climatici. Noi lì abbiamo avuto eventi calamitosi che hanno messo veramente a repentaglio aziende, territori per tanto tempo. Dicevo, la sfida che qualche anno fa la Regione Lazio ha iniziato sui consorzi di bonifica sta andando verso la fine. Noi, io e il commissario Ruffo, a fine anno finiremo il nostro mandato. Si sono riorganizzati i consorzi, dai 10 consorzi ne diventeranno 4. Questo perché il sistema della bonifica del Lazio, la Regione Lazio l'ha rimesso al centro, con risorse, interventi, PSR, POSFER, insomma, ci ha supportato. Abbiamo iniziato una sfida con Ambi un anno e mezzo fa con Andrea. Io penso che noi possiamo essere soddisfatti di questo anno e mezzo. Perché? Perché l'idea di creare sistema e di stare insieme, non un consorzio ma un sistema di consorzi che parla con l'istituzione, che ragiona insieme su alcuni servizi, che ragiona insieme su sfide che guardano al futuro e che ragiona insieme su recovery. Noi abbiamo ragionato sui progetti che il governo e ognuno di noi ha tentato di colmare i limiti dell'altro. Questa è la vera sfida e la soddisfazione che io come presidente oggi porto alla vostra riflessione. Intanto, dicevamo prima con Andrea, è una delle prime volte che Ambi regionale, quindi qua ringrazio veramente sia il presidente che il direttore di Ambi nazionale, alla platea per partecipare a un evento importante come il MacFruit. Fatemi dire una cosa. Io voglio ringraziare il sottosegretario, mi permetto di chiamarlo Francesco, ci conosciamo da qualche anno, e con un pizzico d'orgoglio dico che è anche del Lazio, ogni tanto insomma, no? Lui si è insediato, noi siamo andati come Ambi regionale, si è messo ovviamente a disposizione con soluzioni, perché guardate, il tema dei consorzi di bonifica, Massimo prima diceva alcuni titoli, sarà un tema fondamentale per il futuro, perché non solo riguarderà l'agricoltura, l'uso dell'acqua, ma riguarderà i nostri territori, anche la salvaguardia, che è una sfida importantissima sul futuro. Spesso ci diciamo con Massimo che paradossalmente il nostro ruolo nello scenario di questo grande bene che è l'acqua è paradossale. Da un lato penso alla mia provincia che ha parecchio sistema irriguo, noi abbiamo il bisogno dell'acqua perché è un bene prezioso e spesso ci dobbiamo difendere da essa perché gli eventi calamitosi ci hanno, come di imposto di pensare e di riflettere.
Quindi questa è la sfida che la bonifica oggi della mia regione ha davanti, ma io sono fiduciosa perché questo anno e mezzo tutte le condizioni le abbiamo messe in campo. Grazie. Ecco. Vai. Era solo per dire che nel dare la parola ad Andrea Renna mi arrogo un diritto del coordinatore e poi chiedo già a Marco Tulli di prepararsi perché il tempo corre, ci scusiamo, speriamo di recuperare i contributi video durante il resto della mattinata e ci scusiamo già adesso con Enrica Onorati che è l'assessore alle politiche agricole della Regione Lazio e con Claudio Cosentino che è il presidente dell'Alto 2 che hanno mandato dei contributi video che comunque speriamo di farvi vedere. Andrea. Proprio intanto buongiorno a tutti e grazie, io ringrazio il parterre che c'è, permettetemi di ringraziare il rappresentante del governo, il dottor Battistoni che ci segue, ha seguito già il cambiamento di pelle che abbiamo avuto a Roma e nel Lazio in altre occasioni. Porto il saluto del presidente Sacchetti, qui rappresentato dal vicepresidente, il dottor Vincenzo Rota, e saluto il commissario, già è stato ricordato, la dottoressa Ruffo, che è il commissario dei consorzi della provincia di Frosinone e tutti i colleghi direttori che siamo presenti insieme a tutti i colleghi che hanno lavorato. Proprio per guadagnare tempo io dico solo lascio solo la modalità di spiegare tecnicamente a chi se ne è occupato, a chi ha fatto questa scommessa che però nasce anche dalla collaborazione che come Ambilazio e come direttore di Roma ci siamo permessi di avere con altri colleghi che qui vedo come i colleghi dell'Ambi Veneto, dell'Ambi Toscana e ringrazio veramente di cuore perché le esperienze positive di altre regioni servono. Noi stiamo facendo questo, stiamo cercando nel Lazio di portare questa cultura sperimentando attività e progetti che l'Ambi ha sia a livello nazionale sia di altre regioni. Col dottor Destro, che è anche amministratore delegato di un'importante società, e con lo stesso presidente Sacchetti stiamo spingendo con il comitato tutto, con il presidente Rota, per fare questo. Io credo che nel Lazio, come avete fatto in altre regioni, e con l'aiuto anche dei rappresentanti, vedo qui il direttore del CREA, la dottoressa Zugaro, credo che sia importante portare la filosofia, e con questo concludo, che i consorzi di bonifica non rappresentano una tassa ma rappresentano dei servizi. Noi dobbiamo fare questo nella nostra regione per i motivi che ricordava il direttore Gargano e con lui saluto anche e ringrazio il presidente Vincenzi, è abbastanza complicato però i primi passi li stiamo facendo. Noi svolgiamo servizi e non rappresentiamo una tassa. In Italia dalla Toscana in su è una cosa più di facile applicazione, nel nostro è una cultura che dobbiamo tutti quanti insieme portare. Grazie, scusate se sono stato breve, ma preferirei far ascoltare la parte tecnica, anche i saluti dell'assessore regionale e del presidente di uno dei soggetti integrati più importanti della nostra regione. Grazie. E allora arriviamo al cuore dell'incontro di questa mattina, per il quale sono arrivati veramente in tanti qui al MACFRUT. Poi avremo anche l'onore e il piacere di avere con noi il sottosegretario Battistoni. Allora, la parola a Marco Tulli, Consorzio di Bonifica Litorale Nord, per l'illustrazione, purtroppo, ahimè, la massima sintesi. Sì, grazie mille di questa possibilità che ci consente di raccontare due anni di lavoro molto intenso e appassionato. Per noi il processo di riorganizzazione dei consorzi di cui si parlava prima è stata l'occasione per innovare procedure di lavoro, comportamenti e anche processi di natura amministrativa. E questo impegno è nato grazie a uno stimolo costante della direzione, del nostro direttore generale e del Consiglio tutto. Io ho sempre sentito nel portare avanti questo lavoro la vicinanza del governo del Consorzio e grazie anche al personale che ha accettato la sfida dell'innovazione. Questo non era semplice, non era scontato. Infatti una parte di questa infrastruttura l'abbiamo costruita con gli operai che erano meno attrezzati dal punto di vista delle conoscenze informatiche, proprio per renderlo uno strumento semplice da gestire. E grazie anche a partner affidabili, interverrà dopo di me il rappresentante di Evomatic SRL, che ci ha consentito di sviluppare insieme questo prodotto. Gestione contatori nasce in questo modo, dall'esigenza due anni fa di ricostruire la presenza dei nostri misuratori sul territorio, capire quanti erano
e verificare le condizioni. Per noi è stata una sorpresa perché abbiamo scelto di non confermare quanto conoscevamo, ma la scommessa è stata quella di andare fuori e provare ad accorciare la distanza che c'era tra il consorzio conosciuto e quello reale, perché in molti momenti questa distanza si può allargare. E con sorpresa abbiamo rilevato circa 2.800 contatori, abbiamo scoperto le condizioni e le abbiamo catalogati piano piano, coordinate geografiche, tipologia, condizioni, stato di utilizzo, e tutte queste informazioni sono finite dentro dei processi che agevolano e rendono oggi le letture su un territorio di 15.000 ettari in larga parte antropizzato e con grandi valori ambientali, le rendono più rapide, molto più rapide rispetto al passato, e ci consentono anche di coordinare dei processi di manutenzione che oggi sono informatizzati. Quindi, e avere la rendicontazione di tutto ciò che viene fatto. Quindi siamo partiti con questa attività legata all'ufficio irrigazione e si diceva prima nel futuro, abbiamo avuto la fortuna di essere i primi a cominciare e l'obiettivo è quello di portare tutti i processi produttivi in questa direzione. Se possiamo partire con, siamo partiti con le slide, come funziona questa? Possiamo partire dalla prima, Francesco, per favore? Andiamo rapidamente. Un paio di minuti. Sì, in un paio di minuti. Questo è il consorzio, possiamo andare avanti. Come ho detto prima, siamo andati a cercare l'infrastruttura, a qualificarla e a capire che cosa c'è. E abbiamo fatto dei rilievi. Francesco, avanti. Abbiamo fatto 3.782 rilievi, di cui 2.800 contatori. 2.800 contatori non tutti conosciuti, perché come è stato detto prima siamo riusciti anche a individuare degli abusi, cosa che prima veniva un po' trascurato. Andiamo avanti. Questo è il sistema di funzionamento dell'infrastruttura, lo SCADA di Evomatic, di cui qualcosa dirà successivamente Giovanni Borghi. Possiamo andare avanti. Come utilizziamo questo modulo? Per la raccolta delle letture sul territorio, la gestione degli interventi di manutenzione dei contatori e la pianificazione di tutte le attività successive che facciamo finita la stagione della verifica dei consumi. La lettura del contatore è fatta attraverso un semplice smartphone, attraverso l'applicazione EvoTracker, che formula un questionario che viene riempito dall'operatore, dove, come dicevo prima, inseriamo le specifiche tecniche, eventuali anomalie e le richieste di intervento. E queste attività, in particolar modo le anomalie, vengono gestite e pianificate nella fase successiva. E ogni diciamo, rilievo è dotato di documentazione fotografica e altre informazioni. Questo ci ha consentito di sviluppare, diciamo, l'anagrafe digitale dei contatori irrigui, gestire lo stato di avanzamento delle letture e affidare delle singole missioni agli operatori e avere uno storico degli interventi e delle letture per ciascun contatore per verificare poi l'andamento dei consumi. Andiamo avanti rapidamente. Adesso vedremo alcune schermate di questa applicazione. Queste infrastrutture sono interamente georeferenziate, quindi le possiamo raggiungere con estrema facilità. Anche un nuovo assunto sa dove si trovano e può intervenire direttamente. Nella seconda immagine, torniamo indietro, nella seconda immagine abbiamo la prima parte del questionario dove inseriamo gli elementi tecnici del contatore e poi possiamo aprire le eventuali anomalie che vengono fotografate. Andiamo avanti, Francesco, grazie. Così è come si presenta sul portale web la nostra anagrafe, dove riportiamo la matricola, il settore di appartenenza e dove vedete delle icone diverse informazioni. In questo modo invece è come viene configurata la presenza dei nostri contatori lungo le linee di distribuzione sul territorio, quella che viene definita la mappa delle ubicazioni. Questa invece è la schermata attraverso la quale gestiamo la campagna di rilievo dei consumi con i contatori. Sì, sto chiudendo. Sì.
con i contatori che vengono affidati ai diversi operatori. Questo è il processo di manutenzione di tutte che parte successivamente di tutte le anomalie che vengono segnalate. In conclusione dico, in questi due anni abbiamo sviluppato attraverso questo strumento 263 interventi di verifica e manutenzione nel 2019 e siamo pronti ad andare avanti con, diciamo, il processo di innovazione. Grazie. Grazie. Inviterei Giovanni Borghi di Evomatic, veramente un minuto e mezzo. Prego. Se... E il microfono. Grazie, ringrazio per l'opportunità che ci è stato fornito. Volevo parlare di innovazione. Ecco, personalmente riteniamo che l'innovazione non sia possibile se non c'è sinergia. Ecco, in questo caso la sinergia c'è stata con il consorzio di bonifica Litorale Nord, che ha permesso quindi di realizzare questa soluzione che avete visto. L'azienda che rappresento è un'azienda di informatica che realizza soluzioni specifiche, ma nasce sempre da esigenze diciamo sul territorio. Questo è un esempio, diciamo, è un risultato di uno sviluppo fatto insieme con il consorzio, ma in realtà la nostra piattaforma prevede tante funzionalità innovative, dal monitoraggio del territorio all'acquisizione dei dati da impianti tecnologici SCADA, dalla possibilità di monitorare le risorse in movimento. Tutti questi dati poi vengono confluiti in una piattaforma per essere poi elaborati successivamente nel tempo. È chiaro che parlare di questo argomento servirebbe molto tempo e anche la presentazione dovrebbe essere più interattiva. Purtroppo il tempo non c'è, quindi io vi ringrazio comunque della disponibilità e dell'opportunità che ci avete fornito. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie a lei, mi scuso del ruolo di Cerbero, però insomma abbiamo l'onore di avere con noi Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, che viene salutato da Ambi naturalmente, ma con particolare piacere da Ambi Lazio, perché lei è l'unico rappresentante della regione in seno al governo. A lei la parola e anche il microfono, però. Grazie, buongiorno a tutti. Naturalmente un saluto al presidente Vincenzi, al direttore Massimo Gargano e naturalmente a tutti gli amici del Lazio, Sonia, Andrea, Rota, Destro, quindi, e Sacchetti anche in contumacia. Naturalmente voglio anche salutare il vicepresidente del CREA, la professoressa De Pascale, che sta qui con noi, la dottoressa Zucaro. Avevo visto anche il direttore generale Vaccari, che forse c'è, quindi lo saluto. E vista, diciamo, la brevità della situazione, io non posso che essere felice. Il progetto che Aurora, l'Ambi Lazio, ci ha illustrato, ci ha presentato, naturalmente va nella direzione che tutti ci auspichiamo dal PNRR e da tutti, diciamo, gli stimoli e gli input che ci vengono dalla nuova PAC, dal piano strategico nazionale e nei vari calato poi nei vari piani di sviluppo rurale. Quindi credo che iniziative come queste le dobbiamo ampliare, dargli massima risonanza e naturalmente far capire che sono strumento di finanziamento, perché proprio in questa direzione si va. Siccome l'Ambi tra l'altro è sempre in prima fila, insomma con Massimo, col presidente, anche con la dottoressa Zucaro, spesso ci vediamo al Ministero, ci confrontiamo con i dirigenti proprio per trovare il percorso migliore, la strada giusta per arrivare a Damma, anche perché guardate, cioè i soldi che ci vengono messi a disposizione dall'Europa, a parte il PNRR in questa situazione del tutto eccezionale, ma anche gli altri, vengono messi a disposizione dell'Europa per essere spesi. Quindi secondo me è compito nostro cercare di semplificare al massimo per poi dare una possibilità in più per spenderli. Quindi credo che dobbiamo andare avanti su questo. Ci aspetta una grande sfida,
dobbiamo essere capaci di spendere nel breve periodo questi fondi. In più abbiamo messo anche fondi di bilancio del Ministero su queste progettazioni, quindi quelle che sono cantierabili e possiamo utilizzare per il PNRR portiamole avanti, ma se non abbiamo nell'immediato questi progetti non vi preoccupate, perché tanto c'è la tempistica più ampia del Ministero. Tra l'altro io ho aperto un tavolo costante di confronto, sono a disposizione e voglio lavorare in questa maniera. Naturalmente, essendo del Lazio, mi fa anche piacere che oggi qua di fatto ho degli amici con i quali ho condiviso anche un percorso politico. Andrea era direttore di Coldiretti a Viterbo quando ci siamo conosciuti, Sonia ha fatto l'assessore regionale dopo la mia legislatura, Massimo era direttore della Coldiretti, insieme ancora mi ricordo abbiamo inaugurato il mercato di Circo Massimo. Quindi ecco, poi fra persone operative, presidente Rota, no? Quando uno vuole lavorare nella vita ci si rincontra sempre. Credo che questo è stato il nostro stimolo, il nostro input in tutta la nostra vita politica e amministrativa. Abbiamo dato questa impostazione e con questa impostazione io voglio andare avanti ribadendo la nostra vicinanza a un mondo che sarà il futuro, perché l'acqua ormai è l'oro blu, quindi il risparmio, ma anche la cura delle condotte previene i dissesti idrogeologici, quindi la vostra cura del territorio, la pulizia dei canali e tutto il lavoro splendido che fate sul nostro territorio. Hai ragione Andrea, non è una tassa ma è un servizio, ma un servizio che rendete non solo ai proprietari dei terreni ma alla comunità intera. Quindi dobbiamo anche far capire bene questo messaggio, perché purtroppo molto spesso non viene capito. Io vi ringrazio per il lavoro che fate, vista la ristrettezza dei tempi vi saluto e ci vediamo a Roma al Ministero. Grazie. Grazie a lei. L'intervento conclusivo a Vincenzo Rota, vicepresidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma. Approfitto anche per chiedere se ci sono Tania o Patrizia, che sono le idee ex machina dell'organizzazione, se abbiamo il tempo per far vedere i contributi video, però vuol dire sbordare di una decina di minuti. Prego, a lei. Buongiorno a tutti. Dunque, come vicepresidente del Consorzio di Bonifica, ecco, tengo a precisare una questione. Noi ci siamo insediati il 1 marzo dell'anno scorso, ci siamo dati delle regole che sono quelle, diciamo, del lavoro di squadra, da un lavoro di squadra che pur con il problema del Covid dell'anno scorso, diciamo, non si è mai fermato, è stato un lavoro corale. E la questione collegata all'anagrafe digitale dei contatori, devo dire che uno della miriade di aspetti che ci ha portato ad affrontare la nuova amministrazione del Consorzio di Bonifica. In realtà devo dire che con questo lavoro di squadra, che è un lavoro di squadra che si fa sia a monte che a valle, ci ha portato a vivisezionare una miriade di problemi. Questo è un aspetto. Direi che è stato fatto tantissimo nell'arco di quest'anno e mezzo, perché il metodo di lavoro che ci siamo dati nel Consorzio di Bonifica Litorale ritengo che sia un metodo di lavoro di successo. E chiaramente come vicepresidente, e portando anche il pensiero del presidente Sacchetti, innanzitutto ecco, è doveroso dire che questo lavoro di squadra, come dicevo prima, un lavoro di squadra che passa per l'ambito regionale, no? Quindi con la collaborazione del commissario Sonia Ricci, chiaramente con le confronti frequenti con il direttore generale Massimo Gargano. Si può abbassare il microfono? Sì, direttore generale Massimo Gargano. E anche adesso anche per noi l'opportunità come laziali, no, di avere la rappresentanza al Ministero del sottosegretario Battistoni. A valle invece devo dire che con il lavoro anche veramente assiduo del direttore generale Renna, ecco, la squadra si è resa disponibile
a attivare tutte quante quelle efficienze che porteranno, come diceva prima giustamente la dottoressa Ricci, a poter risolvere tutti i problemi, che significa sì dare acqua, ma significa pure proteggere le grandi comunità dall'acqua. Ecco. Insomma, noi come Roma, concludo, sia tranquillo. Ecco, la Roma, insomma, ha quartieri di 200.000 abitanti sotto il livello del mare. Lei pensi noi la notte come dormiamo serenamente. E quindi un grazie veramente a tutti. Sappiamo che il lavoro che ci aspetta è complesso, però ci sono tutte, a mio parere, tutte quante le condizioni per arrivare a un successo di sistema. Grazie a tutti. Grazie, mi scuso sempre del ruolo. Abbiamo avuto comunque un extra time, quindi abbiamo la possibilità di vedere anche due contributi video. Se la regia è pronta, poi 30 secondi per il saluto finale a Massimo Garga. Buongiorno a tutti e a tutti ed un saluto allo spazio di Ambi Nazionali presente all'interno della fiera di Macfrut di Rimini. Un ringraziamento per l'invito rivoltomi al presidente Nicolò Sacchetti e al direttore Andrea Renna, con i quali ci confrontiamo continuamente e proficuamente in merito al lavoro da fare rispetto ai consorzi di bonifica per la nostra regione Lazio. I consorzi di bonifica infatti rappresentano un presidio di difesa del suolo, di custodia delle reti e di patrimonio idrico e di gestione e utilizzo razionale per le nostre risorse, in particolare quella delle acque. Nelle zone bonificate all'interno dei nostri territori i consorzi hanno anche un ruolo fondamentale, non solo perché garantiscono il proseguo e l'attività del settore agricolo, ma anche perché rappresentano un avamposto e un argine al dissesto idrogeologico dei territori. Non posso essere lì fisicamente con voi, ma ci tenevo comunque a farvi arrivare il nostro saluto e anche un mio messaggio, una mia considerazione rispetto al lavoro che viene presentato oggi, che riguarda la best practice sulla georeferenziazione dei contatori irrigui. La digitalizzazione del sistema di rilevazione dell'utilizzo delle acque rappresenta un grande passo utile davvero all'intero sistema nell'ottica di digitalizzare, innovare e razionalizzare i processi. Non solamente perché miglioriamo l'attività di controllo, ma anche perché ci consente e consente quindi a questi importanti soggetti nei territori di acquisire importanti informazioni e dati, specifiche tecniche, anomalie di funzionamento, necessità di interventi, serie storiche e statistiche e analisi sugli andamenti dei consumi della risorsa. Tutto questo evidentemente potrà contribuire in un modo significativo, qualora venisse implementato come è nostro intendimento, alla pianificazione razionale e ragionata degli interventi da fare oggi, ma anche e soprattutto per il futuro. Questo importante lavoro, per il quale vi ringrazio, si inserisce poi all'interno anche di un lavoro più complesso, fatto insieme a noi, insieme a Regione Lazio, sulla riorganizzazione e riprogrammazione di questi enti. Infatti nel Lazio i consorzi di bonifica sono passati da una riduzione di un efficientamento da 10 soggetti a 4 soggetti. Un patrimonio però che ancora conta a livello umano, di territorio e di professionalità, circa 400 impiegati e dipendenti, 97 impianti irrigui e oltre 90.000 ettari di territorio servito da irrigazione. Per questo grande lavoro colgo l'occasione anche qui per rinnovare e ringraziare anche all'ANBI e all'ANBI Lazio in particolar modo e alla mia direzione regionale, all'agricoltura e a tutti i nostri uffici, un ringraziamento davvero per tutto il lavoro che si fa insieme e di squadra in termini sia di risposte che di soluzioni che di attrattività e di sostegno alle progettualità. Un lavoro che in primis ha visto impegnato da sempre il nostro presidente Nicola Zingaretti, al quale va il nostro ringraziamento e dal quale riceviamo uno stimolo sempre a fare bene e meglio. Chiudo poi ricordandovi anche l'impegno e le necessità in un tempo in cui siamo chiamati tutti ad un passo verso l'ecologia e verso la sostenibilità ambientale, non più raccontate ma adesso ed ora praticate, e siamo chiamati a farlo proprio con soggetti importanti come i consorzi di bonifica. È infatti attraverso di loro che possiamo attivamente andare a gestire le risorse naturali, attivarci per la risoluzione e la lotta ai cambiamenti climatici, generare anche dei processi di gestione degli eccessi di antropizzazione nei territori, governare il processo anche di spopolamento e di fragilità delle aree interne e delle aree rurali. Tutte criticità
che sulle quali siamo fermamente uniti nel voler affrontare, evidentemente accanto al settore produttivo che per eccellenza ci appartiene, quello appunto dell'agricoltura e dell'agroalimentare, del Lazio e dell'Italia. Al primo posto poi, oltre all'agricoltura e insieme all'agricoltura, sicuramente la salvaguardia dell'ambiente e del nostro pianeta. L'unione e la forza di entrambi questi due ecosistemi sicuramente ci permetterà di continuare a fare bene e soprattutto di dare risposte al lavoro che ci veniamo chiamati a svolgere e che soprattutto attraverso i consorzi di bonifica cerchiamo di svolgere per i territori e per le comunità. Un caro saluto, grazie e ci vediamo presto. Bene, questa era Enrico Onorati, assessore alle politiche agricole della Regione Lazio. Adesso avremo il contributo di Claudio Cosentino, il presidente della ATO 2, ambito territoriale ottimale. Appena la regia è pronta, se fa il classico segnale. Sì, sono Claudio Cosentino, presidente di ACEA ATO 2, che è il gestore del servizio integrato di Roma Capitale e della città metropolitana. Mi fa molto piacere essere parte con voi di questa bella iniziativa dell'ANBI, che ringrazio, così come ringrazio moltissimo presidente Sacchetti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, con cui collaboriamo, per avermi invitato. Io credo che sia fondamentale per soggetti così importanti fare le forme di collaborazione e di sinergie per una gestione sostenibile della risorsa idrica. Questo è uno sforzo che noi stiamo portando avanti da qualche anno insieme al Consorzio. E restava portare alla vostra attenzione un protocollo che abbiamo sottoscritto con il consorzio per una serie di ulteriori attività di natura straordinaria che servono proprio a valorizzare la risorsa acqua. Da un lato abbiamo nel campo dell'efficientamento, che il consorzio sta ponendo in essere, un protocollo per il trasferimento delle opere idriche che sono nate come opere rurali, sono diventate opere di distribuzione idrica ai fini diciamo, idropotabile, che sono ancora in gestione al consorzio e che nella sua opera di ottimizzazione sta trasferendo in maniera ordinata. Però più importante di questo, stiamo portando avanti un progetto di riuso delle acque della depurazione, che sono già oggi trattate in 185, quindi diciamo proprio secondo la normativa che consente il riuso, e che attraverso un'opera che è stata già riconosciuta dalla conferenza dei sindaci, quindi diciamo dal lato come un'opera da realizzare ai fini della sostenibilità del lato, potranno queste acque essere rimesse in maniera produttiva nella rete del consorzio per rafforzare diciamo la disponibilità idrica. Questo diciamo è un esempio che mi faceva molto piacere di raccontarvi, che sicuramente porteremo man mano che andiamo avanti e illustreremo anche in altre sedi. L'abbiamo costruito con il direttore Renna del consorzio, oltre che il presidente naturalmente, e penso che sia un esempio di collaborazione per il paese, per la tutela ambientale, che possa diventare pratica sempre più diffusa. Detto questo, ringrazio ancora tutti quanti voi, vi auguro buon lavoro e a presto. Grazie anche a Claudio Cosentino, presidente dell'ATO 2. La parola per la battuta finale a Massimo Gargano, cui mi è troppo facile cederla, conoscendone la passione calcistica, visto il clima che si è creato, dicendo Forza Lazio. Solo per ringraziare Stefania Ruffo, per ringraziare Sonia Ricci, per ringraziare Nicolò Sacchetti, Vincenzo Roda, i consiglieri, tutti i direttori dei consorzi del Lazio e in ultimo Andrea Renna, ringraziare poi il sottosegretario Battistoni, non è indifferente una presenza, non è indifferente a questa platea la tua presenza. Francesco, grazie davvero. E abbiamo chiuso, e questa è per te Sonia, e per te Andrea, avete chiuso con quella che è la prossima sfida con cui ci vediamo qui l'anno prossimo, il tema del riuso. Sul tema del riuso abbiamo molto da dire e quindi è la nostra sfida di evoluzione e di innovazione per il futuro.
Grazie, abbiamo concluso questo panel, ma non abbiamo concluso le dirette. Ricordiamo che tra poco ci addentreremo nel mondo agricolo parlando di rucola, pomodori e molto altro. Grazie, a tra pochissimo.